Ciao, fermo fermo, prima di tutto, se non ti sei iscritto iscriviti, attiva la campanella per favore, metti un like a questo video perché ho bisogno di crescere, ho bisogno del vostro aiuto, se non fate queste cose crescerò con una lentezza assurda e non riuscirò a darvi tutti i contenuti che voglio. Ma ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video, mi sono preso un po' un weekend di pausa, sto cercando di fare un brainstorming, mi sto diciamo impegnando a fare basi, musiche, canzoni, testi, parodia, no, sui Pokémon, ma anche nuovi contenuti. Ho in programma un nuovo video con Simone Sanvito in cui vi spiegherò pian piano ogni matchup che vediamo qua nel metagame. Ma in questo video appunto andiamo a parlare del metagame, di cosa è nel metagame, di cosa funziona nel metagame. Quindi voi dovete giocare questi team, questi archetipi, e non gli archetipi a caso solo perché non vi piace giocare le cancrate o perché non vi piace giocare quello che giocano gli altri. Questo è il cazzo di metagame. Se volete vincere, giocate questa roba, altrimenti perdete. Che sia chiaro, che sia chiaro, lo sottolineo, non è che se vi inventate voi la strategia allora siete ganzi e se usate un team di qualcun altro siete stronzi, no, è l'opposto. C'è un metagame, come in ogni eSport c'è un metagame, roba che funziona, roba collaudata, corroborata da tornei che toppa sempre, e poi c'è roba che toppa ogni tanto, e non voglio vedervi scegliere una roba che vince ogni tantino perché vi piace essere originali, perché non è così che si va avanti nel competitivo. Non è possibile che nelle corse di macchine non scegliete un motore perché tutti giocano quel motore. Tutti giocano quel motore perché è il migliore. Che cazzo fate? Non lo usate anche voi? Ah, ma andiamo subito ad analizzare i team. Come vedete, gli archetipi principali che stanno vincendo sono tre. Il primo è il Groudon Xerneas, che abbiamo visto essere già dal 2016, ma anche quest'anno abbastanza buono. All'inizio era l'unico archetipo che conoscevamo. Francesco il Pardo ci ha messo i quattro più forti che poteva e ha fatto davvero un gran lavoro. Vedete l'ultimo team qua in basso con Crobat, Incineroar, Tapu Koko che fa molta speed control, è molto solido e buono. Poi abbiamo visto quello di Boschetto, D'Angelo Miranda e poi quello con Venosauria tranne il Kartana, Assault Vest, ha fatto anche quello un po' di scuola. Quello di Lissardi che è arrivato secondo a Lille successivamente poco tempo fa perché aveva Tapu Koko al posto di Kartana, sono simili ma non così simili. Poi Flavio Delpidio ha un Tornadus che è un po' simile al Big Six, no? È un po' simile al Talonflame col Tailwind in priorità, la mossa volante, no? Quindi direi che questi qui sono i migliori Xerneas Groudon che abbiamo visto. Questi faranno scuola, se volete partite da questo scheletro per cercare di migliorare determinati matchup, perché matematicamente è difficile che troviate degli Xerneas Groudon più funzionali di questi. Potete provare con delle gimmick o roba del genere, ma matematicamente è quasi impossibile trovare roba che funzioni meglio di questa. Poi se saliamo, c'è lo Xerneas Groudon, quello iniziale che giocava Boschetto, Flavio Del Pidio lo giocava con Tapu Koko, ma in realtà dal Giappone è stato preso un po' da Sambi che devo essere onesto è un po' un pioniere del metagame. A settembre lo senti e poi vedi che nel tutto il metagame si gioca quello che ti ha detto Sambi a settembre, è una cosa che devo sottolineare e rendergli merito. Poi vedete, no? Che se ci sono gli Xerneas Kyogre, hanno fatto subito dopo. Xerneas Groudon è venuto fuori Xerneas Kyogre con Agostini che ci ha vinto a Francoforte, straforte con Tornadus, quella settimana stava esplodendo Tornadus, Scarfogger con Sarena è straforte, quindi insomma è un buon archetipo, uno dei migliori se devo essere onesto. Poi ci sono gli Xerneas Lunala, anch'essi venuti fuori nello stesso periodo del Xerneas Kyogre. Vedete quello di Xerneas Lunala inferiore con Incineroar, Stacataca oppure qualcuno giocava con Kartana, Sanvito se non sbaglio giocava un trittico con Treerba, Mungus, Ludicolo e Kartana a casa che perdeva da Incineroar, però ci ha vinto comunque se non sbaglio un mid-season, una Premier Challenge. Poi c'è Ashton Cox che se non sbaglio ha vinto un regionale con Xerneas,
Modest con Sostituto, Luna Lab Psy-Cup, Toxicroak molto forte per Irain, per Incineroar, per Xerneas, Crobat anche so per Xerneas, per fare Speed Control, uno Smeargle che è onnipresente. Poi è venuto fuori il Lunogre, Lunogre straforte, ma prima di parlare del Lunogre parliamo del Zygaleo. Zygaleo è un team che De Cogniet ha giocato, l'ha portato un po' in Italia a essere uno dei più conosciuti. L'abbiamo visto giocare da James Speed, se non sbaglio, James Bike nel suo canale. È carino, no? Zygarde vince contro tutti tranne che contro Xerneas e te ci metti Venusaur e Solgaleo proprio apposta per devastare Xerneas, quindi è un buon team, è carino, è diverso dal solito, però se non siete del Cognetta o comunque un pro player non giocate questa roba. Andiamo a parlare dei Kyogre Lunala. I Kyogre Lunala sono uno degli archetipi che preferisco, sono ancora incerti, diciamo che perdono dai Veltal, ma perdono malamente dai Veltal, nonostante Incineroar più Tapu Koko. Oddio, magari una Mungus che fa Rage Powder può essere un problema insieme a Kyogre, però comunque è un archetipo che perde da Hyveltal. È venuto fuori a Lille, cioè erano 4 in top cut nella top 8, è veramente devastante. Adesso voglio, prima di concludere il video, evidenziare quali sono le debolezze di questi team. Partiamo dalla debolezza del Groudon Xerneas di Boschetto Miranda di Lissabon. Questo tipo di archetipo da cosa perde? Testando ho notato che perde molto dai Crobat più Kyogre più Kartana. Perché? Perché prima di tutto non abbiamo speed control. Non avendo speed control dobbiamo per forza metterci con Venusaur. Se Crobat e Safety Goggles e Fat Tailwind abbiamo praticamente perso. Se Fat Tailwind è dietro a Kyogre anche peggio. Kartana lo tocchiamo sì con Incineroar, con Iatrone e con Groudon, ma tutti e tre perdono malamente da Kyogre. Quindi quello di Lissardi magari con Tapu Koko riesce a toccare un po' di più Kartana, un pochino di più Koko e Kyogre, quello di Boschetto un pochino di meno. Quello di Flavio del PD l'abbiamo visto perdere dal team di Appa di Kyogre più Rayquaza, quindi ci sta che abbia un cattivo matchup con quei team basati su Kyogre, proprio fatti belli solidi in avanti. Quello di Pardini ha poche debolezze, diciamo che perde perché ormai è già conosciuto, perché ormai Crobat si sa aggirare, gli si fa settare la Tailwind, poi si fa scadere se si tappa Xerneas. È un po' un mind game, perde con gli altri Xerneas Groudon, ecco, contro magari Venusaur Sottosole, fa un pochino di fatica a volte. Quello Groudon Xerneas di San Vito è una Trick Room, perde un po' dagli Eveltal, perde un po' da chi ha un output atroce a T1, perde un po' dai Kyogre, più Tornadus, quindi non lo consiglio, era bellissimo all'inizio metagame. Quello di Agostini Bonanomi vince bene contro gli Xerneas Groudon, però perde malamente contro Kyogre Lunala. Ci perde malamente, e Kyogre Lunala è particolarmente carino, a meno che voi non mettiate un game plan fatto apposta perché Lunala di matchup dovrebbe essere superiore proprio il Lunogre. Xerneas Lunala è un archetipo particolare, non è che sia troppo solido, dipende sempre dai 4 che metti nel sestetto. Da cosa perdi? Perdi da roba solida, da roba che non ti aspetti, no? Perché comunque è un Crobat che fa Taunt, che fa Tailwind, però magari non riesce a fare Geomancy. Non riesce a fare Aether, comunque loro Aether ti è inutile, fai Tailwind, ti fanno scadere la Tailwind e poi ti portano via, poi non so,
Stacca attacca, quella versione lì fa fatica contro l'Incineroar. Non hai modo di fare One Hit KO sull'Incineroar se non stai tappando con Xerneas, è quella la grande debolezza di questo team. Il Lunogre perde male da Hyveltal, ma proprio male, da Hyveltal più Amoongus dovrebbe perdere. Non perde da Hyveltal Kyogre così tanto per via del Toxicroak, del Tapu Koko. Questo team è forte proprio perché perde da Hyveltal. Hyveltal è proprio di bassa lega, è un Uber che non è forte. Se non vedete il vostro Uber preferito in questo team, mi dispiace per voi, ma non è giocabile. E poi alla fine Zygarde più Solgaleo perde malamente da Xerneas più un supporto serio adeguato, o comunque basta uno Xerneas e qualcosa che minacci Solgaleo easy, cioè proprio easy, o comunque un follow me accanto a uno Xerneas che busta e ti fa tanto male. Attenzione al Tapu Finienza. Però insomma, questo è il metagame. Vi ringrazio di avermi seguito, presto ci sarà il matchup tra i vari team un pochino meglio con Simone Sambito. Devo ammettere, no, comunque, che io sono un intrattenitore, io faccio video, è normale che io non sia sempre aggiornato al metagame, è compito mio ammettere i miei limiti e andare a chiedere ai pro player che sono allenati, che fanno tutti i tornei, eccetera, consiglio da farvi vedere a voi. Vi ringrazio ancora, andate su TP per farvi aiutare a buildare. Ovviamente buildate bene, perché se mi vedete a chiedere Gala anche sul gruppo Facebook, non mi potete chiedere Gala come faccio a migliorare questo team, poi c'avete Metagross, c'avete Heliolisk, cioè che cazzo, cioè che domande sono, ragazzi? Cioè non è meta, Metagross non è meta, Heliolisk non è meta. Un ragazzo mi ha chiesto di Shizuo Choice Band su TP e ci stava, perché comunque il resto del team era solido, era buono e ha provato questa gimmick di Shizuo nel mezzo perché faceva determinati danni, sapete, no? Minaccia Xerneas, è carino, Bug Bite è sempre buono, però uno, cioè non potete provare una struttura con Hyveltal più, non lo so, un Solgaleo, più ci mettete Metagross, che cazzo è, ragazzi? Che cazzo è? Nell'eSport i metagame sono sempre quelli. È come se voi andate su Hearthstone a giocare un team che vi piace, un mazzo che vi piace e vi sbriciolano tutti. È come giocare a scacchi e dire, no, io non ne posso più dell'apertura del pedone avanti a scacchi che è una cancata e lo giocano tutti, allora faccio quest'altra mossa. E allora vi tagliate il pisello voi per fare dispetto alla moglie. Cioè, pur di non giocare in metagame, giocate qualcosa di schifoso. E non si fa. Non si fa. Vergogna. Vabbè. Dai, ci vediamo presto, ragazzi.